kind of grumpy like a hot cross bun. I step out in the breeze, feel the morning sun. I head out to the park to have some fun. Let's go to the park. Let's go to the park. Let's go to the park. Go down the slide and down, 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 down. Let's go to the park. Let's go to the park. Let's go to the park. Oh yeah! Let's go to the park. Let's go to the park. Let's go to the park. Go down the slide and down, 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 down. Let's go to the park. Let's go to the park. Let's go to the park. Oh yeah! When I'm feeling crazy, bouncing off the walls, I've got so much energy, this room is just too small. I throw on my shoes, I give my friends a call. Hey, meet me at the place. Rivarolo ospita di nuovo i Vigili del Fuoco con Pompieropoli, siamo con Alessandro Castagno, capo distaccamento di Rivarolo. Allora, una bella giornata non tanto a livello di tempo, ma di risposta da parte dei giovani che ancora una volta delle famiglie che vi sono vicine, a dimostrazione che il ruolo del Vigile del Fuoco è sempre importante e molto apprezzato. Sì, oggi il tempo non è tantissimo dalla nostra parte, speriamo che tenga, per fortuna c'è tante nuvole minacciose ma sta ancora tenendo. Sì, la popolazione come sempre risponde molto bene alle iniziative e siamo contenti di riuscire a svolgere questa giornata per i piccoli e farli divertire un pochino. Anche perché appunto bisogna sempre dimostrare non solo di essere vicini alla popolazione nel momento del bisogno, ma anche in queste occasioni, perché si viene anche a scoprire il lato umano del Vigile del Fuoco, oltre che quello professionale. Sì, soprattutto quello umano, perché il Vigile del Fuoco soprattutto viene riconosciuto per quello. Sì. Tra l'altro, Rivarolo, siete al centro anche dell'attenzione di un'importante raccolta fondi, perché giustamente state cercando di acquistare un nuovo mezzo per essere sempre più presenti sul territorio e garantire quello che a livello di qualitativo è il vostro intervento. Come sta andando questa raccolta fondi? Allora, sta andando molto bene la raccolta fondi, in quanto stiamo piano piano raccogliendo fondi e dai vari comuni di nostra competenza stanno cercando di fare molte iniziative per varie raccolte. La risposta è abbastanza buona, quindi ovviamente ci va tempo, però è un obiettivo che si potrà tranquillamente raggiungere, siamo fiduciosi. E tutto questo anche grazie a tutta la componentistica del distaccamento che supporta, dà una mano, dà idee e cerchiamo tutti quanti insieme, ringrazio loro e le famiglie per tutto il tempo che dedicano a proseguire il lungo cammino.